Sì, le prove che ho fatto hanno dato buoni risultati, però. Allora, appunto, avvio anche la registrazione, così possiamo metterli dopo tutto su YouTube. Siamo 23. Sì, magari aspettiamo ancora qualche minuto. Io nel frattempo approfitterei per proporre un paio di domande sul Mentimeter. Se non lo conoscete, è un tool che mi ha tra l'altro me l'ha insegnato il professore, questo tool qui. E vi lascio il link qui in chat e direi che potremmo anche provare, vediamo un attimo se riesco Si a può condividere vedere? lo schermo. Sì, c'è il pulsantino in basso a destra, in teoria. Yes, sì. Allora, perfetto. Allora, se andate al link che vi ho incollato in chat, potete selezionare i linguaggi di programmazione che conoscete. Ovviamente tutti quelli che conoscete. Magari quelli che conoscete un pochino meno, no, cioè quelli di cui sapete fare solo l'Hello World, no, cioè, interessa a noi sapere un po' con quali avete un minimo di confidenza, così per farci un'idea anche sui prossimi due incontri. Quindi la lasciamo andare questa qui, anche mentre si collegano gli altri. Non, ce ne sono un po', non ce ne sono tantissimi di linguaggi, insomma, poi ovviamente se ne conoscete altri è comunque interessante. Quindi stanno vincendo JavaScript, Se Java, è qualcuno interessante conosce che... Go sarebbe fantastico. Giusto, ho messo anche Go, effettivamente. C'è un 1, c'è un 1 su Go. Io ho fatto un'ora e mezza di Go, quindi no, non mi qualifico. Ah, Misto, dai. imparati il Go solo per noi. Ma figurati, ci Cioè, vado. ormai in questo periodo di lockdown dire ho fatto un'ora e mezza di Go è come all'epoca aver detto ho fatto un'ora e mezza di Tapirulan, più o meno, una cosa del genere. Oh, sta vincendo JavaScript, è interessante che ad un corso di C++ sta vincendo JavaScript, questa è interessante. Ma in realtà, dato che il motore di Node.js è scritto in C++, insomma, e ci puoi fare anche le librerie native, non è così strano. Quello è vero, quello è vero. Nessuno ha scritto Rust. Eh no, Java anche, sta salendo Java. Ci Vince il vecchio sono sì, a mani basse. Rust ce l'ho nella lista delle cose che vorrei guardare, ma non ho ancora trovato niente con cui Non c'è farlo. nessuno neanche con Haskell. Ho messo lì un paio di linguaggi, ho messo Haskell come linguaggio funzionale. Luca, non hai messo Ruby, che è un Non ho messo mio. Ruby, effettivamente, non ho messo Ruby, non ho messo Lisp. Vabbè, c'è Perl. Ho messo Lisp. Non si Non ho mettono neanche neanche. messo li Lisp, non ho messo Lisp. Devi mettere anche un'assembly così. Giusto, effettivamente non ho messo, mi sono limitato a mettere Fortran e C, però comunque sì, effettivamente anche COBOL, vero? Possiamo anche aggiungerli, eh. Potevi mettere le schede perforate, di già che ci sono a questo punto. Esatto. Quelle che un pochino hanno di quella ciocca di capelli bianchi di Luca. Io non le ho mai usate, ma un mio collega sì, però è più anziano di me. Io sì le ho usate. Io ho conosciuto un paio di miei ex Vabbè, ma te capi sei che sono vecchio, te lo andati in capisco. pensione. Va bene. Dunque, aspettiamo i 10, aspettiamo. Però non l'ho messo perché è da troppo tempo che non lo uso. Beh, intanto che voi ci pensate, io mi faccio una virtual machine per il development in C++. Comunque siamo 25, allora, gli iscritti, se non mi ricordo male, erano un 37, 36, 37, lo vado a controllare, ma Sì, è adesso normale, un po' un di ragazzo mi ha troppe. scritto che non riusciva stasera per problemi di lavoro, quindi uno in meno, non più faccia. Sì, 37, quindi sta che ci sia un po' di troppo. C'è anche un ragazzo che ha messo l'email sbagliata, quindi non gli è arrivata, me ne sono accorto mezz'ora fa e gliel'ho girata mezz'ora fa.
Una cosa che ho visto dagli eventi che organizzo, almeno un 10% dei partecipanti sbaglia l'email quando compila la forma, quindi capita sempre. Arriva la conferma. Infatti, poi non ti arriva la conferma, quindi dovresti accorgertene, però... Regular expression sul campo. Bisogna dirlo ai vari Eventbrite e quant'altro. Però in realtà più che regular expression, magari qualcuno scrive... Io ad esempio mi sono sbagliato per mettere la, visto che la I e la J sono molto vicine, non me ne sono accorto per un bel po' di tempo, io i miei biglietti di Trenitalia erano a Brian Pedinj con la J, cioè va bene, fatti una mail con quell'indirizzo, giusto, quello fa una buona idea. Questa è una buona idea. Buoni che poi lo faccio davvero. Allora, Giovanni. Quindi stanno vincendo Java, C e JavaScript, e c'è un Python che insegue. Ma vedo che anche un PHP non sono pochissimi. Sì, C Sharp, PHP... Allora, Fortran 1 l'ho messo io, l'altro non so che può essere stato, ho messo Fortran, però sicuramente... Pensavo di più con Delphi. Ah no, io Delphi non l'ho mai coperto. Non... In realtà andava no, molto una volta, adesso... di volte Delphi, però... Davanti a casa mia qui c'è un'azienda che si chiama Delphi Technologies. Ah sì? Appena l'ho visto ho detto, cavolo, ma qui dove hanno fatto il Delphi? No, in realtà no, fanno tipo automazione industriale. Ma perché in realtà Delphi è stata comprata da Embarcadero. Sì, esatto. Sì. Che poi è, alla fine è il Pascal. Delphi è Pascal. Oddio, ho fatto una è cosa... È tipo il Visual Pascal. Cedetemi. Sì, è il Pascal evoluto. Se vuoi c'è anche Project Pascal. E ci fai anche le form e tutto. Sì. Non l'ho mai usato, però so che esiste. Pascal l'ho usato, penso, in terza media per fare a scuola. Io al liceo. Ho corso di informatica ai superiori. Pascal. Anch'io, ai superiori con Pascal, sì. Sono i 10, direi che possiamo far finta di cominciare. Dopo, se qualcuno si unisce, sì, più tardi, sì, si metterà in pari. Ok. Vabbè, io faccio un piccolissimo intro. Intanto, buonasera a tutti, come ho già detto 3-4 volte. E molti probabilmente di voi già conoscere Linus, qualcuno magari è nuovo e non lo conosceva ancora. E comunque, nonostante il lockdown, cerchiamo di organizzare un po' di corsi, di eventi, di promuovere insomma l'informatica prevalentemente in ambito open source. E normalmente ci troviamo in via Barchetta a Modena, ovviamente è un periodo un po' di tempo che non ci andiamo. E l'anno scorso abbiamo comunque cercato di organizzare un discreto numero di eventi e di talk. E quest'anno siamo partiti un po' più, diciamo, con tranquillità, diciamo, rispetto all'inizio dell'anno, però direi che stiamo cominciando alla grande con questo bel corso di C++. E niente, io direi di non avere altro da dire, se non introdurre il professore Marcello, che sarà il docente di questa sera, e poi il super assistente Marco, che comunque darà il suo importante supporto alla serata. Io mi limiterò a seguire il corso, perché comunque C++ l'ho usato anche in ambiti professionali o meno, ma saranno forse 10 anni che non scrivo una riga, quindi probabilmente sono rimasto un po' indietro, quindi ascolto bene. Niente, dillo, passo che la parola... Dillo che fare le librerie native in Python con il C++, dillo, dai. Sì, ci sarei interessato, avrei qualcosina da fare anche qui. Ok, allora io termino la condivisione. Quindi questo è quello che vedono tutti, spero. Quindi va bene così. Non devo ci vedono le slide, noi tre. Marcello, se riesci ad alzare un po' l'audio. Sì. Va meglio così? Un pochino. Allora metto al massimo, che più di così non posso fare. Se togli un po' di eco stiamo anche tutti meglio. Adesso magari tutti spegniamo il microfono, tranne chi parla, così. Passato l'audio, vediamo un po', tra che sono sordo, e quindi vedremo. Bene, allora,
Buonasera a tutti, introduciamo questo corso in cui mi hanno intrappolato a settembre, diciamo, se ne è cominciato a parlare a settembre e poi alla fine siamo finiti a farlo a fine aprile per dire come siamo messi, come situazione. Quindi, come si cambia slide? Questo è interessante. Dovresti avere un piccolo controllino in basso con... Vedi. Ah, no, ho fatto un click e si è spostato. Vabbè, quindi immagino che vada bene. Bene, no, allora puoi utilizzare anche le frecce. Puoi utilizzare anche le frecce. Sì. Esatto, anche con le frecce dovresti. Poi se ti serve puoi anche disegnare sopra le slide. Sì, quello l'avevo notato. Vediamo un po'. Poi, quindi questo è un po' la Trimurti che seguirà questo corso, quindi sono io. Marcello Missiroli, insegno informatica da troppo tempo, al Corni, a Carpi per tanto tempo, all'Università di Modena, all'Università di Bologna, e sono tutto sommato sono un nerd alla fin fine e sono quello che parlerà di più, spesso a sproposito. Poi abbiamo Marco Arena, che non ha bisogno di presentazione, il fondatore praticamente della comunità italiana del C++, lavora in Tetra Pak, prima lavorava in Ferrari e lui è l'uomo, lui è l'uomo C++, non c'è altro da dire. E Luca, il presidente di Conoscere Linux, esperto di automazione, ci ha aiutato anche come scuola per la gestione di Blender, tutta una serie di cose, ed è quello che risolve problemi, insomma, come vediamo un po'. Se la freccetta si è sposta, io non riesco mica. Prova a andare, hai visto dov'è il microfono e la cornetta del telefono, no? Subito sopra dovresti avere il... Allora, se non ce l'hai... Ah, questo no, fai così. Esatto, sì. Devi diventare presentatore. In basso a destra, ecco. In basso a sinistra il più. In basso a sinistra il più, ah, ecco. Credo che da lì ci sia diventa presentatore. Allora, forse adesso non l'avevi il più fatto. È sparito, però. Oddio. Prima io posso io a presentatore. Ok, adesso sono già presentatore. Dovresti esserlo adesso. Adesso dovresti vedere i controllini giù. Non li vedo. Dunque. Tanto ti cambio. Allora fammi da schiavo. Vabbè, io da assistente ti faccio il cambiatore di slide, dai. Sono arrivato. Adesso li vedi? Cioè, dovresti vedo avere... i controlli, vedo annulla annotazione, quindi sì, questo adesso... Ok, quindi lo può fare solo uno. Il puntatore che gira. Ok, quindi non lo sono più io, lo sei tu adesso. Quindi condividi lo schermo, ce lo vedo io e c'è un passo in più. Perfetto, gestisci presentazione. Non lo so. No, dovrebbero essere apparsi i controlli anche, vai sotto Marcello. Ah sì, sono comparsi i controlli, perfetto, adesso vedo tutto. Bene, allora, io ho una storia lunga di programmazione, ho iniziato a programmare in Basic quando avevo 17-18 anni sul computerino portatile, un po' di Assembly, poi all'università ho iniziato a Pascal, poi alla fine sono passato al C, ho letto il libro di Saustrup intorno al 92 e poi per un po' non ho insegnato programmazione e l'ho ripreso abbastanza recentemente. E diciamo nella scuola è invalso l'uso di fare quello che io chiamo il fake C++, cioè praticamente il C di una volta con l'aggiunta di quelle cosine che semplificano la vita, che sono essenzialmente... C in, C out e le strings, perché tanto funzionano automaticamente. E a questo punto, solo due o tre anni fa, adesso non mi ricordo di preciso, anche seguendo la comunità qui di Conoscere Linux e di Marco, sono ripreso un po' il C++, cercando di riprendere un po' seriamente, e ho visto che è molto diverso da come me lo ricordavo e quindi l'ho insegnato, l'ho riapplicato sulla pelle dei miei studenti attuali, pian pianino, e per riprendere una cosa, secondo me non c'è niente di meglio che insegnarla. E quindi è quello che sto facendo. Quindi, proseguiamo parlando di ambiente di sviluppo, per sviluppare
C++ cosa utilizzare? Marcello, qua, scusa se ti interrompo. Abbiamo la domanda sul Mentimeter. Sì. E magari condivido al volissimo lo schermo. Sì. Che è la domandina, quindi se riandate al link di prima dovrebbe essersi aggiornata la domanda. Potete rispondere su quali ambienti di sviluppo, cioè su quali ambienti di solito lavorate e sviluppate, così ci facciamo un'idea anche di, chiaramente ci aspettiamo un buon numero di Linuxari, chiaramente, però vorremmo capire un po' meglio quali ambienti sono quelli più per voi importanti, anche per darvi magari qualche linea guida in più. Quindi c'è anche qualcuno con il Mac. Windows e Linux in questo momento sono abbastanza a pari merito. Ahimè, c'è anche lavoro, quindi dobbiamo gestire con quello che abbiamo. Okay. Che c'è Windows col fiato che sta lì, col fiato sul collo a Linux, attenzione. Ci sta però. Secondo me avete più o meno votato tutti, perché ho visto anche prima avete votato in 21, quindi ok, quindi abbiamo comunque una buona percentuale di Windows e quasi molti Linux e qualcuno con Mac. Ok, direi che Marcello ti puoi tranquillamente riprendere il controllo se vuoi sullo schermo. Dunque. Devi andare sempre sul più in basso a sinistra e diventare. Mi è sparito un'altra volta. Non sono più presentatore. È tornato, sì. Gestisci presentazione. No. Perfetto. Va bene. Ah, sì, sono tornato presentatore. Perfetto. Allora, quindi. Per l'ambiente di sviluppo ce ne sono tante opzioni di sviluppo e ne guardiamo alcune, tanto no, le opzioni sono veramente tantissime. Allora, la scelta numero uno per C++ proposta da Marco è Visual Studio. È un softwareone molto ciccione che fa tutto. Diciamo che la curva di apprendimento non è banale. Io, per esempio, faccio ancora molta fatica a fare delle cose e necessita anche di una macchina un po' robusta, diciamo, per partire. Quindi l'idea è che se partite per fare solo questo corso, forse è una scelta un po' impegnativa. Esiste la versione community che è gratis e si scarica dal sito in questione. Noi a scuola ce l'abbiamo ufficiale come licenza education e probabilmente anche in ambiente universitario dovrebbe essere disponibile per tutti. Seconda versione, la versione un po' più light, che è Visual Studio Code, che di fatto è una versione che gira sotto JavaScript, se non ho ben capito male. Sì. Praticamente ha superato Sublime Test, che era la prima idea di questo tipo di browser. Adesso direi che è più diffuso come editor open source, è probabilmente più diffuso. E effettivamente non è male neanche questo. Questo l'ho provato un paio di volte e non mi dispiace. L'unica cosa, appunto, Visual Studio Code è buono perché supporta una marea di cose, non soltanto linguaggi di programmazione, ma anche automazioni varie, quindi è molto ricco e quindi è open source, tra l'altro, quindi se uno lo scarica potrebbe farci tante cose, non soltanto C++, anche Python, JavaScript, applicazioni cloud, quindi è interessante, insomma, se uno deve partire da zero, questa qua potrebbe essere un'ideina.
se posso aggiungere una parentesi, a Marcello che piace tanto il Git, gli piace tanto insegnare il Git, io sinceramente da command line il Git, soprattutto per mettere in stage un mezzo edit di un singolo file, mezzo file editato in uno stage, committo e poi l'altro mezzo e il commit message lo cambio perché ho editato una massive feature e ne voglio committare solo una metà. Visual Studio Code ha un editor grafico per il Git, ha un'interfaccia grafica per il Git che è fenomenale. Sì. Non l'ho provato, lo proverò. Va bene. Campo Linux Mac OS, perché di fatto tutto sommato sono un po' cugini per certi aspetti, è Visual Studio Code, quindi si può mettere praticamente su tutti gli ambienti. Io infatti l'avevo installato su Linux, poi dopo direi che mi era cioccato il sistema, quindi dopo l'ho dovuto rimuovere, però si può fare per tutto. Eclipse è l'IDE open source più longevo, molto diffuso in ambito education, anche a scuola, diciamo, prima avevamo fatto scelte diverse, ma probabilmente dall'anno prossimo ci butteremo su questo per una serie di motivi. E a questo ha varie versioni, anche questo ha una marea di plugin, marea di cose, ed è il molto supportato e molto flessibile. E questa è specificamente la versione per C++. Aggiungo su Eclipse, che secondo me è molto utilizzato anche in ambito microcontrollori. Per l'IoT o cose del genere. Esatto, sì. Poi C-Lion è, diciamo, sviluppato dai ciechi di IntelliJ, che di fatto hanno questo ambiente IDEA che va molto buono per Java, e tanto che Android Studio è di fatto è una versione specializzata di IDEA, e a me piace molto personalmente, pur essendo closed source e a pagamento, per questa versione C, mentre invece per Java è, insomma, ha una versione community utilizzabile. Comunque è una versione di 30 giorni. Cosa interessante di C-Lion che aggiungo è che è integrato a ReSharper++, che è questo tool di refactoring e manipolazione del codice, che esiste anche come estensione, ovviamente a pagamento, per Visual Studio, e direi anche per Visual Studio Code, che per sviluppo professionale è molto molto interessante, molto molto utile. Con C-Lion ovviamente te lo ritrovi integrato dentro, perché è sempre loro come prodotto, è sempre di JetBrains. Sì. Io devo dire non l'ho mai usato, so malapena che cos'è, quindi, ma immagino che sia... Loro sono molto bravi a fare queste cose. Xcode io francamente non l'ho mai usato, quindi se qualcuno ha qualcosa da aggiungere... su questo l'ho sentito nominare, però non l'ho mai usato, quindi penso che sia la soluzione migliore per macOS, ma non posso dire molto di più. Allora, io posso aggiungere qualcosa, stavo controllando appunto per scrivermi un audio disturbato. Mi sembra meglio adesso. Ti sentiamo un po' malino, almeno io. Non so se anche sì, no, ma... non so, vabbè, proseguo poi dopo vediamo. Prova a scrivere, sto vedendo Lorenzo sta provando a scrivere, okay. Prova anche a cambiare microfono magari, Lorenzo, se vuoi, ma anche per dopo. Sembrava una cosa di rete, però come vediamo cosa scrive. Nella registrazione vengono anche i messaggi della chat, che voi sappiate. Posso salvarli dopo? Sì. Posso anche farli vedere, volendo, però tolgo spazio per le slide, quindi... Ok. Perfetto. Conferma che è un problema di connessione. Diretto. Ah, perché via radio, ho capito. Vabbè, allora proseguo. Sì, no, che si è usato su Java. Poi ci sono, diciamo, questa versione abbastanza recente di compilatori online che hanno il vantaggio di essere disponibili ovunque, non dover installare cose, eccetera. Il prezzo ovviamente di una certa lentezza, non poter fare proprio tutto e diciamo avere
altri tipi di limitazioni, però per cose piccole, per delle prove sicuramente va molto bene. C'è OneBox, che è quello che mi hanno fatto conoscere qua, Online GDB, che probabilmente è il classico, che ha anche il debugger integrato. Goldbolt, io non so cosa sia, quindi dite se sapete. È uno di questi compilatori online che è venuto fuori negli ultimi anni, appunto, da un ragazzo che si chiama Matt Goldbolt. È chiamato anche Compiler Explorer, perché consente appunto di guardare, di esplorare il compilato, e quindi consente di esplorare l'assembly. È stata aggiunta in seguito anche la possibilità di visualizzare l'output del programma. All'inizio compilava e basta con diversi compilatori, prettamente all'inizio solo Clang e GCC erano supportati. Poi è stata aggiunta tutta una serie di feature, e adesso dà anche l'output del programma. E è utile per chi appunto vuole cimentarsi anche un po' nelle micro ottimizzazioni, per vedere quello che fa il compilatore anche con diversi flag di compilazione e di linking, e si può guardare l'assembly generato. Quindi se può servire nella community internazionale del C++, è un editor che sta andando tanto, perché si possono condividere ovviamente anche snippet di codice, quindi ci sono anche quelli che fanno a gara, no, per far vedere, che ne so, il pezzo di codice che genera l'assembly più bello. Vabbè, diciamo che ci sono dei passatempi migliori, però ecco, li perdoniamo. Okay. E l'ultimo che è comparso quest'anno, è stata un po' la salvezza per molte scuole italiane, tra cui la nostra, è REPL, che permette di fare, diciamo, oltre a compilare, la capacità di fare shared editing, offre la shell, offre la possibilità di usare Git, essere multifile, insomma, abbastanza interessante per un uso anche un pochettino più avanzato, e che stiamo usando profondamente. Ecco, diciamo che in generale quasi tutti gli IDE indicati vi obbliga comunque a installare il compilatore, fa eccezione Visual Studio, se non sbaglio, che installa un po' tutto assieme, ma tutti gli altri bisogna che in un qualche modo vi smazziate a installare il compilatore. Solitamente, per esempio, a scuola noi installiamo Cygwin, ma si può in teoria installare qualsiasi altro compilatore a pagamento e non. E comunque gli uomini veri usano VI, in linea di comando, fare questo. Io ne ho conosciuti di gente che usa solo VI e non esiste altro, e devo dire che sono dei mostri, però forse non fa per tutti, ecco, diciamo. Quindi i veri uomini ormai stanno scomparendo. Bene, a questo punto possiamo passare alla parte un pochettino più operativa e andare su questo. Quindi il C++, C++, come lo vogliamo chiamare a seconda della lingua, Vim, VI, Vim, eccetera, è un linguaggio che è già una certa storia, no? Nasce nell'83, che è in qualche modo figlio del linguaggio C, che nasce una dozzina di anni prima, ed è stato concepito per scrivere Unix. Quindi uno scopo ben preciso, però era talmente, diciamo, un nucleo talmente centrale fatto bene, che di fatto viene usato per tante cose. Quindi il C++ prende molte caratteristiche del C, e infatti mantiene una elevatissima compatibilità, stimiamo il 90% a livello di codice, a livello binario, insomma, quindi è possibile compilare senza particolari problemi, ma in realtà sono due linguaggi abbastanza diversi, e la differenza, secondo me, si sta marcando sempre più col passare del tempo. Insomma, io l'avevo lasciato per 10 anni e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Quindi C++, nel suo complesso, è un linguaggio compilato estremamente modulare, e al contrario di molti linguaggi, l'input-output non fa parte del core del linguaggio, quindi potete aggiungerci qualsiasi modalità che preferiate. Quindi la sintassi base e molte caratteristiche basate sul C, quindi per esempio tutte le istruzioni terminano con punto e virgola,
e non considera spazi a tavolo. Quindi per i pitoniani questo è già un pochettino un punto di svolta. Partiamo quindi con il classico Hello World, in cui si parte da praticamente in tutti i linguaggi, cioè il programma che scrive Hello World. Tra l'altro ho lasciato indietro la capo, devo dire, per colpa, eccetera, di solito se lo metto, ma vabbè. E cosa vediamo? Beh, gli include, quindi, rappresentano l'inclusione delle librerie esterne, e quindi IOStream è l'input-output. Volendo fare i pignoli, non è proprio l'inclusione della libreria esterna, ma solo l'inclusione dei prototipi delle stesse librerie, dell'inclusione vera e propria se ne occuperà il linker. Però questo, in prima battuta può andare bene. Namespace serve per semplificare un po' la scrittura, altrimenti bisognerebbe scrivere std cout. Il main è il vero e proprio programma principale, che di fatto è una funzione. Il corpo della funzione è racchiuso tra le graffe e l'istruzione cout con questo operatore minore che punta verso l'output, quindi è un'indicazione anche grafica di quello che si vuole fare, e return 0 che restituisce 0 al sistema operativo o chiunque abbia chiamato questa funzione. Questo proprio le basi. Adesso andremo a esaminare un pochettino il tutto e parliamo di variabili, che sono sempre il primo aspetto con cui si affrontano i linguaggi compilati, un po' meno nei linguaggi dinamici. Quindi, non so se conoscete XKCD, se non lo conoscete dovreste conoscerlo, è per i nerd è proprio un punto di riferimento, nerd programmatori, ci sono tutti delle cosine interessanti, e quindi ho trovato questo qua che serviva a prendere in giro gli effetti della precisione che andiamo a vedere. Quindi vediamo in C la forma più generale di dichiarazione di variabili è tipo di dato, nome di variabile, punto e virgola. Questa è una dichiarazione standard. Se avete più tipi di variabile, stesso nome, lì concatenate con la virgola, e quindi potete metterne diverse. Ci sono tutta una serie di variabili scalari, quindi che hanno un solo tipo di valore, con valori più o meno standard. Quindi gli interi, gli int, hanno di solito 4 byte, i short 2 byte, i long 4 byte, i long long 8 byte, eccetera. Anche se in teoria ogni compilatore potrebbe fare un po' a suo modo, però in linea di massima che nel 99% dei casi questo è vero. Per i caratteri c'è il tipo char, che è un byte, tranne, qui mi aiuterà Marco, non è considerato Unicode fino a C++11, così ho letto. Sì. Dopo sì, sì. C++11 adesso è sempre un byte, ma lo considera come Unicode UTF-8, mi pare di capire. No, c'è un per gestire i caratteri non Unicode, per gestire i caratteri Unicode c'è un altro tipo di char che si chiama WCHART, quindi è un altro, quindi di conseguenza hanno creato anche una stringa che è specializzata su questo tipo di caratteri. Quindi le cosiddette wide, la W sta per wide, quindi il classico wide char, wide string, è stato introdotto questo nuovo tipo che appunto chiarisce il fatto che si tratta di un wide character. Quindi da C++11, confermo, quindi dal 2011 come standard. Quindi abbastanza recente, insomma. I booleani, i bool, occupano tipicamente un byte, tranne in casi speciali in cui verranno impaccati in qualche modo. Virgola mobile seguono, credo, il formato IEEE 754, quindi a seconda della
dimensione e della preferenza della precisione che vi serve saranno 4, 8 o 16 byte. I nomi di variabili si consiglia l'uso di variabili parlanti, qui siete quasi tutti programmatori, quindi non dovrebbe essere un problema cercare di utilizzare le variabili di una lettera in casi particolari, usare la stile uniforme, tipo lo stile cammello, lo stile serpente, lo stile ungherese. Io ero rimasto che il C preferiva lo stile serpente, poi non so se le cose sono cambiate ultimamente. Stile serpente serve con l'underscore per separare le variabili. Lo standard è tutto così. Cioè lo standard, tutti i pezzi diciamo di libreria standard sono con questa convenzione serpente. Poi, come dici tu, ognuno adotta le convenzioni che ha magari anche il proprio team oppure il proprio gusto e esatto. Quant'altro. Esatto. Lo stile ungherese è lo stile un po' evoluto in cui c'è il tipo di dato, il nome che prevede, diciamo, una variabile tipo SZ, ciao, che sarebbe stringa terminante con zero, si chiama ciao, è uno stile, sicuramente è un utile, ma un po' la leggibilità ne risente. Nomi di variabili comuni, conta, temp, scambio, penso che li abbiate tutti un po' presenti. Allora, abbiamo visto le variabili, le costanti si definiscono, io ho messo due modi, poi dopo mi hanno cazziato, mi hanno detto no, le costanti si definiscono così, e si definisce con la parola chiave const, quindi in termine uguale a 2, e questa è una costante. Diciamo che per chi proviene dal C può risultare naturale usare il define, quindi define termine 2, eccetera, e oltre a essere più brutto, sicuramente potenzialmente può dare più problemi, quindi mi è stato detto che è meglio non usarlo, quindi, e ci adeguiamo, quindi, visto che abbiamo, in effetti const ha sicuramente anche una valenza, diciamo, semantica superiore a un define. Come si esprimono le costanti? Beh, un po' come quasi tutti i linguaggi di programmazione, quindi lo standard è formato decimale, se avete volete esprimere un numero tale, fate precedere da uno 0, l'esadecimale con 0x, sì, no, ma infatti in C non c'è il const, è un'aggiunta del C++, quindi in booleano è true, e il carattere è A con i singoli apici. Magari chi viene dal JavaScript ha un po' la tendenza a fare giochini intercambiabili tra i singoli apici e i doppi apici, qui c'è abbastanza differenza, quindi è meglio stare attenti. Il carattere è il singolo nuovo. Il binario è, secondo me, esisteva già da un po', 0B, no? O è stato aggiunto da recente? Io lo vedo da parecchio. Sì, non, io me lo ricordo già da... direi di sì. Invece quelli con la virgola abbiamo essenzialmente due modalità che sono 1.1.34, quindi seguendo la notazione americana, invece il formato esponenziale con la E che rappresenta l'esponente sempre in base 10. Io personalmente continuo a sbagliarmi, ormai mi sono focalizzato su questo formato americano, quando adesso per esempio Java fa la localizzazione in virgola, divento matto e mi sbaglio. Mi correggo Marcello, in effetti ha ragione Lorenzo. Il binario è stato introdotto nel 2014. Oh, però, così recente. Bene. Allora, dopo lo segniamo come caratteristica. In effetti ci stava anche prima. Sì, io non so, mi ricordavo di usarlo anche prima, sicuramente sbagliando. Quindi... Secondo me erano delle estensioni proprietarie di qualche... Può darsi, quindi... perché mi ricordo di usarlo da tanto, però sicuramente sbagliavo. Bene. Allora, inizializzazione, perché anche in C# è stato introdotto molto poco. Quindi. L'inizializzazione, quindi quando fate la dichiarazione potete anche preassegnare un valore
è una cosa sana da fare, come sapete. Altrimenti il valore del variabile indefinito, la maggior parte dei compilatori sono buoni e ci mettono degli zeri in linea di massima, però non è saggio farci affidamento, anche perché per esempio su altri tipi di variabili questo non accade. Quindi sappiamo tutti che siamo pigri, per cui adesso devo dire i compilatori sono tremendi, se lasciate delle variabili non inizializzate comunque vi fermano e vi dicono dovete fare così perché è più giusto fare così, a meno che non decidiate di essere variabili. Se abbiamo variabili di tipo diverso viene il cosiddetto casting, no? Quindi quando vogliamo mettere un intero dentro a un altro tipo di variabile o viceversa, non è detto che vada tutto bene. È chiaro che funziona senza particolari problemi se mettiamo una cosa piccola in una cosa grande, quindi se mettiamo un booleano che è piccolo dentro un intero, questo ci va. Se mettiamo un float dentro un double, ci va. Se mettiamo un carattere, che di fatto sono dei numeri piccoli, li mettiamo dentro l'intero, ci va. Questo è fatto in modo automatico, il compilatore non rogna. Altrimenti potete assegnare in qualche modo un valore che è, se è compatibile, quindi un float dentro l'intero, lo potete fare e ve lo tronca in un qualche modo togliendovi la virgola. Tuttavia, in altri casi provate ad assegnare cose che non vanno bene e il compilatore dice no, i tipi sono incompatibili, non puoi fare, non puoi mettere un double dentro un float e quindi te lo devi adattare. Se voi siete convinti che vada bene, utilizzate il casting. Il casting è un formato che ricorda quello del C, ma è diverso. Nel C, se qualcuno se lo ricorda, prevedeva le due tonde attorno al tipo di dato, qui invece è visto praticamente come una funzione e quindi viene fatto in questo modo. Mi pare che comunque lo stile C venga ancora accettato, forse deprecato, ma viene ancora accettato. Sì, diciamo che ci sono, in realtà ci sono delle altre funzioni per fare il casting. E diciamo anche questa qua è una espressione che potrebbe essere accettata, anche se fa, come dicevi tu, fa un troncamento. E ci sono degli altri casi che magari non vediamo nel corso, immagino, Marcello, mi pare che non li abbiamo introdotti, che sono static cast, dynamic cast, const cast, interpret cast, che fanno delle cose diverse cercando di dare un enforcement in più a livello di compilazione. Quindi lo static cast è un cast che si può fare perché il compilatore capisce che le rappresentazioni in qualche modo sono compatibili, mentre per esempio il reinterpret cast è sostanzialmente il cast alla C. Quindi quello che dicevi tu prima, con le tonde fuori dal tipo, è proprio l'ultima spiaggia. Quando devi fare il cast, ad esempio, da una byte representation ad un tuo oggetto, quindi sei sicuro che quei byte rappresentano il tuo oggetto, si può fare o il cast alla C, oppure diciamo che se vogliamo essere un pelino più moderni si fa un reinterpret cast. Aggiungo soltanto questo: cosa serve utilizzare questi operatori invece di usare sempre il cast alla C? Serve perché li marchi nel codice. Quindi tu, se vuoi fare della analisi del codice automatica con dei tool, vuoi fare dell'assessment del tuo codice, quanti cast hai pericolosi, per esempio, li puoi trovare automaticamente e li puoi anche classificare automaticamente con qualche tool di analisi statica. Mentre se facciamo tutti i cast con cast alla C, ovviamente non ci riusciamo perché non riusciamo a classificare la diversità. Però ecco, diciamo che secondo me per il nostro corso va bene che si parla di un unico tipo di cast, poi eventualmente possiamo approfondire più avanti, Marcello, se vuoi, anche tipo nella terza lezione. Questo, sentiamo il popolo cosa richiede. Esatto. Quindi io ho trovato questa immaginina che un po' rende l'idea della grandezza, diciamo, relativa dei vari tipi, quindi il più grande è il long double, poi double, float, unsigned, long, 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 long,
unsigned long, long, unsigned int, e int, insomma, un pozzo che per fortuna ha una fine, che è l'int. Ci sarebbe anche lo short int sotto, in fondo, e anche il char alla fine, però diciamo che vi dà l'idea del pozzo che potete utilizzare. E quindi buttiamo lì anche il fatto del segno. Abbiamo la possibilità di dire che i numeri che utilizziamo sono esclusivamente positivi, questo ci dà un pochettino di gamma in più e diciamo elimina la possibilità di avere dei cosi negativi. Quindi questo si fa semplicemente indicando unsigned, perché unsigned sottistende l'intero, perché l'intero è comunque, come nel C, il tipo di dato di default per tutto. Quindi unsigned e unsigned int sono la stessa cosa, unsigned long int, unsigned long long int e unsigned char, che è un byte praticamente normale. Di fatto oramai non è che si usino tantissimo, no, queste cose, solo per, forse per compatibilità, o sto dicendo un'eresia, cioè una programmazione standard difficile. Diciamo che l'unsigned, c'è un diverbio in corso all'interno dello standard, anche C++, all'interno dell'ecosistema, perché poi quando farai vedere i container nella lezione, nella terza lezione, no, nella prossima lezione, tutti i container hanno, per restituire la lunghezza del container, hanno un tipo che è unsigned, perché non ha senso avere una lunghezza negativa. In realtà gli unsigned, almeno nell'ecosistema, c'è un po' una spaccatura, perché c'è chi sostiene che questa convenzione sia giusta, c'è però chi sostiene che sono più comodi i tipi con segno, anche per descrivere una lunghezza. Effettivamente, se non ricordo male, ad esempio in C# una lunghezza è un intero, per la lunghezza di un container C#, diciamo, di una struttura di C#, credo sia un intero. Magari Lorenzo ci potrà correggere, che è più esperto sicuramente di me di C#, perché gli interi... di Lorenzo, di pure se ci sei. Allora, l'intero, sì, le lunghezze tipo gli array sono sempre interi. O al massimo possono esserci anche dei long. Sì, però sono con segno, cioè non sono... Sì, le interpretazioni dell'unsigned char vengono più che altro pensate in termini di byte. Se tu devi dare una rappresentazione particolare del byte, definita da qualche standard particolare, è più su quello che si basa, cioè... Se vuoi che il byte venga rappresentato perfettamente, allora eventualmente puoi usare l'unsigned. Più che altro questo l'ho visto in C++, perché in realtà su .NET esiste il concetto di byte, che è un proprio il byte effettivo. Sì, è stato introdotto proprio recentemente il tipo byte, finalmente, anche in C++, ed è effettivamente un unsigned char. Non è esattamente un... Se tu vuoi proprio parsare uno stream e prendere determinati byte, questo perché anche per .NET, secondo me, il byte è un unsigned int, perché gli toglie il segno, perché non ha senso. Tu devi prendere tutti gli 8 bit e non puoi avere il bit del segno. Sì, ci sta. Va bene, abbiamo eccetera. Poi i tipi possono essere ulteriormente modificati utilizzando questi punti modificatori stati, che diventa una variabile permanente. Per esempio, una funzione non si riazzera tutte le volte che viene richiamata. Extern è cominciano a essere andare un pochettino sull'avanzato, una variabile che non è presente in questo file, ma è presente in un altro file, tipo librerie, o mutable, che permette di modificare variabili composte di tipo const. Io non ho mai avuto esperienza di questo, lo prendo per buono e sembra già pericoloso, comunque, già come appare è pericoloso. Sì, l'esempio classico che si fa, poi magari lo faremo vedere più avanti, un esempio classico del mutable è quando hai, che ne so, una classe che rappresenta una forma geometrica e per qualche motivo si vuole calcolare l'area di questa forma geometrica e l'area non si vuole ricalcolare tutte le volte, ma si vuole tenere ferma all'interno di una variabile.
E si potrebbe fare const effettivamente, perché viene calcolato una volta sola. Qual è il problema? Se si riassegna la forma, ovviamente bisognerebbe aggiornare anche l'area, e quindi si potrebbe utilizzare il trucchetto del mutable per modificare eventualmente l'area in ogni caso, nell'unico caso particolare in cui l'area vada aggiornata. Però come dici tu, Marcello, effettivamente quando si usa mutable, buona percentuale delle volte è cattivo design, quindi concordo con te che si vede non tantissimo, e quindi andrebbe anche un po' evitato. Bene. Allora, le variabili globali, un'altra cosa che andrebbe evitata in linea di massima, quindi sono le variabili che sono definite al di fuori del main, quindi non parleremo tanto di scope, che comunque è un concetto che c'è in tanti linguaggi. In C++, quindi le variabili che noi mettiamo al di fuori del programma main sono visibili in tutte le funzioni, possono essere attualizzate da tutte le parti. Ovviamente formano un namespace unico, quindi non potete duplicarle, non potete usare in altri punti dello stesso namespace, e essenzialmente la chiudiamo qui. Mentre invece le variabili locali, che sono comunque la maggioranza, sono quelle definite all'interno di un blocco di codice, cioè tra le graffe, e sono visibili solo al loro interno e non possono essere viste. Quindi l'esempietto che facciamo è una variabile che si chiama glob, che vedete fuori dal main, e quindi ha uno scope globale. Poi abbiamo una variabile chiamata loc, che è una variabile locale, e che ha l'esistenza limitata da quel punto fino alla fine del blocco, e l'ultima, che è in area temporanea, di fatta esiste fino alla fine del ciclo, poi muore e viene ricreata. Quindi poi in realtà penso che ci siano delle ottimizzazioni, ma in linea di massimo dal punto di vista del suo ciclo vitale è quello lì. Ok, questa è un'altra delle frasi mitiche che ho trovato in giro, dei luminari dell'informatica. Grande Knut. Knut, infatti. Bene, dopo le variabili ci occupiamo delle operazioni e degli operatori. Quindi, gli operatori sono tantissimi, sono, direi che è un linguaggio che ha più operatori della media, secondo me, rispetto ad altre cose. Soprattutto ha questa caratteristica di poter essere ridefiniti, che non sono tanti linguaggi che permettono di ridefinire. Quindi, secondo me, nel C++ hanno un'importanza maggiore che in altri linguaggi. Quindi, partiamo dall'assegnazione, che è la prima istruzione che facciamo. Il formato tipico di tutte le istruzioni di assegnazione è valore sinistro uguale al valore destro, e come in tanti linguaggi c'è sempre stata un po' la lite cosa usiamo come simbolo di assegnazione. Si usava i due punti uguale, si usava uguale, si usa altre cose, delle frecce, insomma, dipende dalle cose. Il C ha scelto, probabilmente perché è una delle istruzioni più frequenti che si fanno, il simbolo uguale, un simbolo uguale. E quindi lato uguale a 7 è l'assegnazione del valore sinistro 7 alla variabile destro che c'è. Qui c'è la nota pro che mi ha fatto aggiungere Marco, che quando si crea una variabile ha anche il significato di un costruttore. Se vuoi elaborare un po' su questo, così lo chiarisci anche. In C++ c'è un casino per tutto quello che riguarda l'inizializzazione. È stato cambiato anche negli ultimi 10 anni, sono state cambiate anche le cose più volte. Quindi si possono inizializzare le variabili in diversi modi, e magari questi diversi modi hanno anche lo stesso valore semantico. Ad esempio, se uno fa int pippo uguale 10,
è uguale a fare int pippo parentesi graffa 10. Ok, e in più ci sono tutta una serie di dettagli abbastanza complicati che secondo me non sono opportuni per il corso, perché no, ma perché gente molto molto esperta, quale io non sono, ancora sbaglia. Quindi comunque è un casino pazzesco. Secondo me bisogna lavorare sempre per complicarsi di meno la vita, e quindi diciamo che il segno uguale in C++ viene in mente essere l'assegnazione, perché effettivamente si possono assegnare cose anche dopo averle create, e questa ha una semantica a volte differente rispetto ai linguaggi come Java e C Sharp, perché quando io creo un'istanza in C Sharp o in Java e poi la assegno, solitamente sto assegnando il puntatore, ok? Sto assegnando un riferimento. In C++ invece non è sempre così, nel senso che se sto creando un oggetto, sto proprio assegnando la sua porzione di memoria, la sto riassegnando, quindi è come se stessi facendo una sorta di clone di quell'oggetto, e quindi ci si sbaglia facilmente, soprattutto se ci si sposta tra i due linguaggi, magari tra un linguaggio come Java o come C Sharp e un linguaggio come C++. Quindi il segno uguale vuol dire costruzione nel caso in cui state definendo quella variabile, quindi int pippo uguale 10, quella è una costruzione. Se però a pippo poi gli fate uguale 20, quella la state riassegnando, un po' come si fa effettivamente in Java e C Sharp. Poi ci sono tanti dettagli, tanti cavilli in cui eviterei di entrare, perché veramente ci si impazzisce. Diciamo, però la versione ingenua, che comunque per questo corso va benissimo. Gli operatori sono, diciamo, il modo standard in tutti i linguaggi moderni, quindi più o meno per eccetera. Il main, ecco, diciamo che non c'è differenza tra la divisione intera e la divisione non intera, è il compilatore che sceglie in base agli operatori quale tipo di divisione effettuare. Ci sono operatori unari come il più, quindi per più 4 ci può stare, x per più 4 ci può stare, e come sta x per meno 4, quindi come premesso, e abbiamo l'operatore per cento che serve a dare il resto della divisione del numero che facciamo seguire. Le famose scorciatoie o famigerate introdotte dal C per i programmatori pigri sono rimaste, sono, devo dire, molto comode e sono anche fonte di molti errori, soprattutto la versione il più più xx più più, insomma, può dare una serie di problemi, ma questo magari ci torniamo in seguito. Quindi sì, è la stessa differenza, identica, non cambia nulla. Con la complicazione che in C++ puoi ridefinire gli operatori, quindi puoi farti molto più male. Dei danni molto più grandi. Ovviamente, perché ricordiamo la frase, effettivamente avremmo dovuto aprire il corso con la frase di Strustrup, no? Che dice che col C ti puoi sparare su una gamba, ma in C++ ti puoi sparare su un piede, ma col C++ puoi tirarti via tutta la gamba, quindi... Esatto. Puoi fare parecchi danni. Per chi non l'avesse, non lo sapesse, non l'avesse chiara la differenza, le due versioni dei più più del meno meno, che sono appunto meno meno x e x più più, nel primo caso prima incrementa la variabile e poi la usa nell'espressione, nel secondo caso prima la usa nell'espressione e al termine e dopo la incrementa. Quindi se lo fate... se usate, fate una istruzione da sola, quindi x più più, se fate più più x, x più più, cambia niente, perché tanto il valore assegnato si perde. Invece, come in questo esempio, nel primo caso il valore che viene assegnato a sinistra alla variabile y è 3, perché prima lo incremento e poi glielo assegno, o costruisco, come abbiamo visto prima. Nel secondo caso invece prima prende il suo valore, quindi 2,
lo assegno alla Y e poi incremento il valore della variabile. Quindi ci sono delle differenze di solito vanno anche a stili personali. Io personalmente sono più da postfisso, ma conosco gente che ama il prefisso. Esiste anche il famoso operatore ternario del C, che anche questo è una forma un po' criptica, è un if compresso che si può usare in casi particolari, e quindi un'espressione semplice come se z è uguale a 0, x è uguale a 4, altrimenti x è uguale a 5, si comprime nella riga che vedete sopra, quindi mettete praticamente l'espressione logica con il punto interrogativo e poi mettete il valore positivo, il valore valore vero se l'espressione è vera, il valore se l'espressione è falsa. Quindi questa eccetera. Io lo uso ogni tanto, ma insomma i doppi due punti, esattamente. No, forse c'è un due punti di troppo. È vero, c'è un due punti di troppo prima del 4. Se devo, adesso dopo lo correggiamo. Gli operatori logici invece sono quelli che confrontano le condizioni logiche, e quindi c'è l'uguale uguale per segnalare l'effetto di uguaglianza, e la tendenza di tanti è quello di mettere il singolo uguale creando i soliti errori, eccetera, il diverso col punto esclamativo, maggiore uguale, e poi il valore, altri operatori di composizione, quindi il punto esclamativo è il not, l'end è l'end logico, e il pipe è il l'OR logico sempre. In linea di massima vale la condizione del C, cioè lo 0 è falso e tutto il resto è vero in linea di massima. E di fatto anche true e false non sono altro che internamente sono sempre degli 0 e meno 1, credo. Hanno anche loro una priorità per questo tipo di cose, prima vanno gli end perché sono logicamente simili a delle moltiplicazioni, poi vanno gli or che sono logicamente simili a delle somme, e prima ancora ci vanno i punti esclamativi. Quindi uno uguale uguale a 0 dovrebbe restituire 0 come bool. Sì. Sì. Poi dopo se lo segnate a un bool funziona, quindi però idealmente è sempre. No, così. È bool, dovrebbe essere bool comunque. È sempre, quindi è un bool che poi dopo viene promosso all'intero. Quindi. Sì, eventualmente poi se uno vuole lo ficca dentro un intero. Sì, sì, sì. Ok. Gli operatori vita bit sono molto utilizzati, è stato uno dei motivi per cui anche del successo del C che continuano ad avere a basso livello, ci permettono di lavorare sui singoli bit e effettuare una serie di operazioni, quindi il singolo end fa l'end di bit per bit, quindi ponendoli in colonna e facendo le operazioni logicamente, l'apicino è l'XOR, il singolo pipe è l'OR, e il NOT scambia tutti i bittini tra di loro. Allo stesso modo, le frecce, che qui hanno un significato completamente diverso di quello che abbiamo visto nel C in e C out, spostano di una, due o tre posizioni verso sinistra o verso destra, fanno delle rotazioni di bit con inserimento di zeri dove necessario, che può essere utile appunto per fare operazioni a basso livello. Il famigerato operatore virgola, l'operatore virgola io non ho mai capito perché l'abbiano inventato, ma comunque serve per fare un calcolo e poi essenzialmente dimenticarsi di quel calcolo che abbiamo fatto. Quindi
e può essere appunto pericoloso per noi italiani che scriviamo 4,2 e quindi visivamente ci sembra un numero normale, ma in realtà non, non è quello che vogliamo. Quindi tenete presente che serve appunto a fare delle espressioni che comunque dopo il cui valore viene buttato via e si prosegue. Quindi direi che sugli operatori e le cose base abbiamo detto molto a fondo un po' di tutto, iniziamo a fare un po' di tutto. In realtà ho lasciato lì il sottotitolo library function che non andrebbe qui, andrebbe forse spostato più avanti. Parliamo quindi di funzione in generale. Quindi in tutti i linguaggi di programmazione esiste un meccanismo per scomporre problemi complessi in moduli più facili, più semplici. Elementi di questa strategia sono in C, C++ e in molti altri linguaggi sono le funzioni. Si tratta di blocchi indipendenti, ognuno dei quali deve fare qualche particolare funzione. Il formato generale in realtà lo ricalchiamo un pochettino da quello che abbiamo visto con il main, quindi abbiamo un tipo di ritorno, il nome della funzione, una parentesi tonda con una eventuale lista di parametri e poi tra le graffe il codice. Tipo di ritorno può essere un qualsiasi tipo di dato standard, int, char, long, unsigned, float, e vedremo anche array, oggetti, eccetera, anche se lì dopo magari vediamo alcuni casi particolari. Se la variabile non ha valore di ritorno, si usa void per segnalare che non deve restituire nulla di particolare. Return ha un doppio valore. Quando viene incontrata, interrompe il flusso del programma, quindi fa tornare indietro la funzione, e se è seguita da un valore, questo è il valore che viene effettivamente consegnato alla funzione chiamante. Ovviamente il valore restituito deve essere di tipo compatibile con quello che abbiamo dichiarato di ritorno, e se non restituiamo niente è un errore e il compilatore si rifiuta di andare avanti. Il valore non deve essere necessariamente una variabile, può essere un calcolo, il risultato di un'altra funzione, eccetera. E se invece è void, e questo è l'unico caso in cui dobbiamo non restituire nulla di particolare. Qualche esempio generale, quindi la funzione inutile che non ha parametri, non restituisce niente e non fa nulla, quindi è il massimo. Ho messo il void tra parentesi, nel senso che void, che lo scriviate o non lo scrivate, fa lo stesso. Quindi poteva essere il caso aperta-chiusa, che di solito è quello che troviamo. Poi una variabile int 0. Come detto prima, di base mutuo dal C il fatto che se non indicate nulla è considerato intero. Però visto che gli ultimi compilatori invece impediscono di farlo in un qualche modo, no? Mettono, e diciamo che proprio perché non si dovrebbe fare, quindi sì, dovrebbe essere un'estensione del C quella, sì. Io l'ho visto, ho provato, adesso mi è successo un paio di volte, quindi sì. Mi hanno stoppato in questa pratica sempre pigra che faccio. E questo invece è un esempio, l'ultima è una funzione che non restituisce niente, quindi una funzione void e stampa ciao. Dove mettere le funzioni? Allora, le funzioni, rispetto a linguaggi di altro tipo, il compilatore c'è una stazione molto sequenziale, quindi quando incontra una funzione deve sapere, scusate, quando incontra una chiamata a una funzione, deve già sapere quello che fa. Quindi tendenzialmente le funzioni in C vanno dichiarate prima di essere utilizzate. In certi casi è scomodo, oppure per altri motivi, è possibile separare la funzione in due parti, una che è essenzialmente soltanto una dichiarazione, dice
io sono una funzione che ha questi parametri in cui definisci il nome e come la sua struttura e basta. Quindi il compilatore, quando prosegue, sa come regolarsi quando lo scandisce il resto del codice sequenzialmente, e poi prima o poi deve trovare la definizione. Cioè, una volta che abbiamo detto questo è quello che ho intenzione di fare, bisogna che da qualche parte ci sia anche il codice che spiega come lo fa. Ed è questo meccanismo, è il meccanismo di base che permette di separare il codice in più file, cosa essenzialmente utile per i programmi complessi. Abbiamo visto che le funzioni sono indipendenti, e quindi deve esistere un meccanismo di comunicazione tra le varie funzioni. Il metodo principale che si usa è i parametri, quindi essenzialmente una lista di variabili che vengono passate dal compilatore, dal programma chiamato, al programma chiamato, alla funzione chiamata, e ricevono un valore. Di fatto sono delle variabili globali. In C, e ormai diciamo la sua metodologia è diffusa anche in altri linguaggi, usa il passaggio per valore. Quindi nel momento in cui chiamo una funzione con un parametro, il valore di questo parametro viene copiato nel parametro della funzione, quindi in questo caso in questa variabile A, e può essere elaborato alla stregua di una funzione, di una variabile locale normale. Tuttavia, questo impedisce di modificare il valore, quindi si tratta di comunicazione dal main o dal programma chiamante al programma, alla funzione che viene chiamata, ma le modifiche che facciamo a questa variabile non vengono rilevate, diciamo, dal programma chiamante. Si aggira questo sistema utilizzando il parametro per riferimento indicato dall'e commerciale, l'ennesimo diciamo il simbolo che ho utilizzato per l'ennesima cosa diversa dalle altre che abbiamo viste. Comunque è il simbolo che segnala che si tratta di un riferimento e non di una variabile. Di fatto il passaggio avviene in qualche modo gestito, semplificato, ecco, diciamo che rispetto a chi ha una certa esperienza di C si ricorda la maledizione degli asterischi e degli commerciali che dopo incasinavano la lettura e tutto, questo sistema è sicuramente molto più chiaro e molto più comodo. Il passaggio per indirizzo, quindi quello classico del C, rimane, non lo spiegherei perché comunque è un po' un masochismo da ravvedere, però diciamo chi ha esperienza di C lo può utilizzare tranquillamente, anche se è un po' farsi male. Per quanti... Ah, che non si vede? Perché è un PDF. Non c'è il... Non c'è l'animazione, non c'è la GIF. Non c'è l'animazione, peccato, sì, peccato. Sì, sì, sì. Allora vado a vedere se riesco a recuperarla dal... dov'è? Ce l'avevo qua perché questo qui è proprio una mia mozzancina carina. Magari andiamo a prenderlo. Eccolo, forse l'ho trovato. Se l'hai trovata tu? Vediamo se si può condividere. Aspetta, sì. La metto qui in chat. Il link è bruttissimo, però. Va bene, comunque lo guardate, è molto carina. È chiaro che chi sa già la differenza non dovrebbe avere particolari problemi. Va bene. C'è una domanda, Marcello, di Lorenzo, se vuoi rispondere, sì, se vuoi diciamo prenderla adesso. Allora, questo qual è la differenza tra passaggio per riferimento e puntatore? Allora, diciamo, da quello che ho capito, la differenza passaggio per indirizzo, proprio si passa l'indirizzo, il compilatore quindi non fa nessun controllo, mentre da quello che ho capito con passaggio del riferimento è di fatto una macro, va a modificare direttamente nel programma
tutti i riferimenti a quella variabile con una macro che fanno riferimento alla variabile principale. Spero di avere centrato. Se vuoi ti integro un paio di cose. Diciamo che sotto è più o meno uguale, nel senso che è sempre un puntatore, cioè viene sempre passato il puntatore all'interno, diciamo, della funzione, per dirla facilmente. La grande differenza è che il passaggio per riferimento è come se tu stessi passando un alias a quella variabile. Quindi stai passando praticamente quella variabile lì. Quindi ovviamente passi il compilatore, per fare questo passaggio, lo fa con il puntatore, ovviamente. E il grosso valore semantico è che il riferimento non può essere mai nullo. Quindi la cosiddetta null reference è un comportamento, diciamo, che non è previsto, ok? Si dice undefined behavior. Se tu fai se si riesce a creare una reference nulla, è perché qualcosa è andato storto, e quindi potrebbero succedere cose brutte. Mentre il puntatore nullo è un comportamento tranquillamente definito, e a volte viene utilizzato, anche se non è una buona pratica, però viene utilizzato proprio come magari tipo particolare, valore particolare, per disattivare magari dei comportamenti delle nostre funzioni. Ci sono degli stili di programmazione un po' old school che prevedono magari di passare, immaginate una funzione che deve calcolare dei valori e deve calcolarne 3, però uno potrebbe pensare di passare i valori da calcolare per puntatore, prevedendo di poterli passare anche nulli. Se il puntatore è nullo in corrispondenza di un certo parametro, significa che la routine, la funzione, non va a calcolare quel parametro, magari risparmiando del tempo, ad esempio. Con la reference questo non è possibile, perché non esiste passare una reference nulla, una reference non valida. Okay? Quindi diciamo che la buona programmazione dovrebbe prevedere di passare sempre per reference, se possibile, o per const reference, quindi nel caso in cui la reference non debba essere modificata, e prevedere di passare il puntatore solo in quel caso in cui la funzione preveda che quel parametro possa essere nullo. Ok, questo più o meno è la differenza. Aspetta che ho perso un po' la chat. Sì. No, era se si poteva fare l'aritmetica dei puntatori. Ah no, chiaro, sì Luca, ottima osservazione. Con la reference non puoi fare aritmetica dei puntatori, e diciamo che in un C++ moderno l'aritmetica dei puntatori sta sempre di più andando a scomparire, perché ci sono dei costrutti diversi che ti permettono di aggiungere una semantica a quello che tu vuoi fare. Quindi il puntatore ha il problema di avere tante forme, cioè può essere un array, può essere un singolo elemento, può essere una reference nulla, insomma è un po' una cozzaglia di roba. Quindi sono nati già dei costrutti specifici per fare delle cose. Cioè l'aritmetica dei puntatori solitamente si utilizza, faccio l'esempio, per spostarsi lungo un array, lungo una sequenza di elementi, no? Ecco, per rappresentare quell'operazione lì, oggi si utilizzano dei costrutti diversi che non vediamo nel corso, ma che tra l'altro sono stati copiati anche da linguaggi diversi, come per esempio C#. Se avete sentito nominare il concetto di span, lo span è la soluzione che in C++ si utilizza da forse 20 anni, 25 anni, non è mai stata standard fino a poco tempo fa, ma si è sempre utilizzata, rappresenta proprio uno slice di un array, sostanzialmente, lo span di un array. E lì, diciamo, internamente viene gestita l'aritmetica dei puntatori. Però è specifico per fare solo quello, cioè per gestire una porzione di un array. Ok? Quindi se lo sentite nominare anche in altri linguaggi, in C# ce l'ha, .NET Core ce l'ha, e tutto lo span è stato fondamentalmente copiato da C++, per capirci. Okay. Sì. C'ho una domanda anch'io. Chiedevo, c'è anche un discorso proprio anche di copia dei valori, no? Cioè, quindi quelli che vengono passati per valore, viene creata una copia. Quindi magari in alcuni casi in cui le funzioni possono elaborare parametri molto grandi, ci può essere anche un impatto prestazionale notevole nel passarli per valore piuttosto che per riferimento. Assolutamente. Ah, certo. Questo c'era anche con l'indirizzo, di fatto. Certo. Certo. Bene, allora, a questo punto,
come abbiamo accennato prima, gli abbiamo la possibilità di includere funzioni di libreria e quindi non solo, principalmente le funzioni di libreria fornite dal compilatore, che si includono con un formato molto simile a quello dell'include del C, ma non hanno l'estensione .h, quelle diciamo appunto che fanno parte del, del sistema. Vengono indicate con cmath, vuol dire che è l'equivalente di math.h, time.c, e le funzioni invece specifiche del C++ sono semplicemente appunto iostream o cose del genere. Quindi la compatibilità tra le librerie in questo senso è totale. Le funzioni matematiche, per esempio, le potete includere semplicemente con il math e automaticamente il linker ve li inserisce nel vostro programma. Per questo tipo di funzioni il linker è abbastanza intelligente, invece nel caso mettiate una funzione, una libreria che vi siete scaricati e avete aggiunto, bisogna andare a lavorare sul lead per dirgli di includere. Cmath comunque offre un sacco di funzionalità, io le ho raggiunte, ma sono un po' quelle, quindi un po' in tutti i linguaggi trovate cose del genere. Diciamo che l'unica cosa un po' strana è che in molti linguaggi abbiamo visto l'apice, non so come chiamarlo, è l'elevamento a potenza, invece qua si usa PAU perché non sì, quell'operatore ha il significato di XOR. Comunque sono molti di più e comunque non possiamo stare a vedere tutte le possibili funzioni che comunque immagino che sappiate. Di fatto chiudiamo prendendo le principali operazioni del C, che in realtà non abbiamo, del C++ non abbiamo accennato. Ricordo praticamente l'unico teorema che io faccio in informatica, che è il teorema di Bembia-Coppini, che dice che ogni algoritmo può essere implementato utilizzando tre sole strutture di controllo, che sono la sequenza, la selezione e l'iterazione, riapplicandole ricorsivamente e applicando quindi il principio di scomposizione e decomposizione un po' a tutti i problemi. Quindi, queste tre... mi disperseranno, va bene. Quindi, la sequenza, che è il costrutto fondamentale, l'abbiamo già visto, è il codice racchiuso tra le graffe. Ovunque ci può essere una singola istruzione, può essere sostituito da una sequenza. E come abbiamo detto, le graffe creano uno scope locale in cui possiamo definire delle variabili che esistono solo al loro interno. Comunque sulla sequenza in realtà c'è poco da dire. Per la scelta abbiamo il classico if, con la sua opzione estensione opzionale else. L'if richiede un'espressione logica, quindi che viene comunque valutata come vera o falsa, e se vera esegue le istruzioni, altrimenti o non esegue nulla, oppure esegue le istruzioni, che l'istruzione anche che segue l'else, e se sono più di un'istruzione si mette la graffa e si esegue tutto e si esegue l'intera sequenza. L'errore classico è quello di mettere il punto e virgola prima dell'else, che dà un errore di compilazione che dopo insomma si trova però abbastanza facilmente. La variante diciamo delle istruzioni di scelta è il famoso switch. Lo switch richiede un'espressione intera e opera una diramazione a più vie, quindi dopodiché noi possiamo elencare vari possibili casi e farti seguire da una sequenza di istruzioni. Quindi qui è già una sequenza, non necessariamente una singola istruzione. Di fatto è un'istruzione che ha un po' di limitazioni, perché dobbiamo utilizzare un'istruzione intera, dobbiamo elencare i singoli casi, se abbiamo più casi dobbiamo metterli uno dopo l'altro, dobbiamo farlo seguire da un break perché altrimenti tiriamo dritto e facciamo anche tutti i casi. Talvolta può essere voluto in effetti, però diciamo
tendenzialmente, se non avete grandi vantaggi di spazio di scrittura, gli if vanno comunque bene. Poi parliamo dell'iterazione. L'iterazione, anche qui usano classiche istruzioni che sono i while. Esistono, sì, esistono gli enum, esatto, che in effetti possono servire per questo tipo di cose. Quindi, i while, quindi sono un ciclo cosiddetto precondizionato, quindi fa il controllo della condizione prima di entrare nel ciclo, se falso non entra mai. Invece il ciclo do while, detto anche post-condizionato, fa il controllo al termine del ciclo, quindi almeno una volta lo siamo obbligati a farlo. Poi c'è il for. Il for è l'istruzione principe che tutti bene o male usano in qualche modo, istruzione molto flessibile, che prevede tre parti: l'assegnazione di una o più variabili, l'espressione logica che stabilisce se resta dentro oppure no, e l'incremento, quindi un'operazione che viene effettuata una volta a ogni giro, diciamo, alla fine del ciclo. E poi l'istruzione, o se mettiamo le grafiche, più istruzione. Quindi il formato più classico che ho pensato è il primo for, quindi in cui si definisce anche una variabile locale che scompare al termine del ciclo. La forma più sotto è un po' perversa, in cui manca l'assegnazione e l'incremento, quindi di fatto è while, funzionalmente uguale a while. E l'altra invece usa il famoso operatore virgola per assegnare due valori in cui ci manca un minore, tra il J e il 10 ci manca il minore. Quindi le istruzioni, e diciamo, qui la sì, no, qui ho sbagliato proprio a scriverlo, meglio che scrivere, c'era la condizione logica che andava prima e poi ci mancava l'incremento. Va bene, questa la riscrivo. Quindi l'operatore, comunque il for è sicuramente l'operatore iterativo più utilizzato e probabilmente più utile. Nel corso dell'iterazione è possibile, anche se per lo più sconsigliato, interrompere il flusso. Si usano due istruzioni che sono il break, che abbiamo già visto nello switch, che interrompe il ciclo più interno e passa alle istruzioni successive. Mentre invece con continue si salta alla fine del ciclo, e se la condizione è ancora vera, si rimane ancora dentro. Quindi serve per magari saltare delle iterazioni, tipo degli zeri per evitare delle divisioni per zero o cose del genere. E quindi io come prima botta avrei finito, e il grosso, diciamo, la prossima volta facciamo delle cose più imperative. Essenzialmente introduciamo STL, i container, gli iteratori, quindi cominciamo a fare delle cose abbastanza impegnative. Per chiudere la serata, che già come tempi ci è andata abbastanza bene, un po' i tempi previsti, se vogliamo provare a fare questa challenge con chi c'è, possiamo anche possiamo Bello provare. Fisbas, bello Fisbas, bello Fisbas. È un grande classico. E cederei il controllo a Marco, che a questo punto è lui l'esperto delle challenge, eccetera. Allora, io pensavo di lasciare magari loro fare qualche tentativo. E intanto posso condividere tranquillamente lo schermo. Allora, se voi andate su quel link lì, vi si dovrebbe aprire questo compilatore online, quindi uno dei compilatori che menzionava Marcello prima. E tra l'altro, se vogliamo, anche un po' per condividere poi, ecco, magari zoom un pochino, tanto per, ecco, così si vede anche qui. Quindi niente, ho preparato veramente un qualcosa di molto molto semplice che potete provare a scrivere.
Quindi se voi riempite questa funzioncina, dovete scrivere il FeedsBuds, che se non lo conoscete è uno dei classici esercizi che si fanno come code kata quando si impara a fare test-driven development o anche quando si impara a programmare, dove sostanzialmente dovete stampare i numeri da 1 a n, n vi viene fornito in input, però al posto di in alcuni casi invece di scrivere il numero dovete scrivere fizz se il numero è divisibile per 3, buzz se il numero è divisibile per 5 e fizz buzz quando il numero è divisibile sia per 3 che per 5. Per scrivere nell'output si utilizza la sintassi che ha fatto vedere prima, quindi una cosa del genere fondamentalmente per capirci, o anche semplicemente così. Okay. Se voi poi fate control invio o semplicemente run qui in fondo, questo codice qui controllerà quello che succede se avete scritto su questo input che è 100, se avete scritto i numeri correttamente, e vi riporta anche eventualmente un errore dicendo guarda, mi hai stampato 2, mi sono fermato a controllare fino a 2 e invece di 2 ho trovato che non c'era niente. Se io invece mettessi ad esempio 3, ecco qua ti dice guarda, mi aspettavo 2 ma in realtà era 3. Ok, quindi vabbè, come fa a controllare? Ci sono i numeri qui che lui si aspetta e niente, fa un piccolo controllo qua sotto. Diciamo, alcune di queste cosine qui le impareremo la prossima volta. La cosa interessante qui è che voi scriviate il codice per appunto per andare da 1 ad n e appunto riuscire a stampare la sequenza attesa, quindi ogni numero deve essere su una linea diversa, quindi appunto potete andare a capo o con slash n, oppure se volete potete andare a capo anche con handl, che è quello che Marcello forse voleva far vedere prima, ma appunto non l'aveva fatto vedere, ma se no potete andare a capo tranquillamente con slash n. Quindi io direi di possiamo lasciare un po' di tempo a loro. Ma vanno inclusi tutti i numeri? Cioè output minore minore 1, minore minore 2, minore minore fizz, minore minore... Lo devi fare però in maniera... Diciamo, devi farlo... Certo, potresti anche effettivamente farlo così, però è poco divertente. No, dovresti farlo utilizzando appunto, facendo un ciclo per esempio, usando appunto il ciclo con gli if. Ma la funzione è completa quindi? Sì, sì, devi scrivere... Viene richiamata una volta sola, non sì, è... Sì, 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 esatto, la funzione, vedi, alla fine viene chiamata qui, con l'n che prende da input, e l'input l'abbiamo messo già dentro noi. Potete anche fare delle prove cambiandolo, se volete fare delle prove per esempio con 10, potete mettere 10, chiaramente il test controllerà su 100, perché il file che c'è qui è un file da 100, ok? Poi la cosa carina di questo esercizio è che la prossima volta, quando Marcello spiegherà un po' gli iteratori, i container, chissà, potreste anche ripensare a questo codice, magari riscriverlo in maniera diversa, magari sbizzarrendovi con qualche container o con qualche altro costrutto, se vi viene in mente qualcosa. Quindi poi questo link ovviamente rimane attivo, potete usarlo quante volte volete. Quindi provate un pochino a scriverlo. E nel frattempo, poi, se ci sono anche delle domande, magari Marcello e io possiamo provare a rispondere proprio sul codice. Se avete dei dubbi sulla sintassi o su qualcosa, possiamo provare a guidarvi un po'. Sarebbe carino, non so Luca, se è possibile addirittura creare delle stanzette dove si potrebbero anche mettere in gruppi, però non so se poi è una cosa troppo laboriosa da fare adesso, però se... Si possono fare delle breakout, però è un po'... Sì, forse po' magari per questa volta non, magari lasciamo perdere per questa volta. Magari no. Però se la prossima volta volete fare delle stanzine, le posso preparare in anticipo, magari, non so, 4 o 5 stanze, dopo possiamo mandare i link, così poi ognuno può scegliersi la stanza dove entrare o insomma qualcosa del genere. E l'ho provato un po' nel breakout, però ho visto che è un po' complicato dopo tornarci dentro, insomma.
Sì. Sto approfittando per correggere un po' di errori nelle slide, quelle che sono saltate fuori. Così. Intanto, se avete qualche dubbio, diciamo questo è un classicone, quindi magari l'avete già scritto in tutte le salse con altri linguaggi, in Python, in C Sharp, in Java. No, sinceramente, magari... sinceramente non l'ho mai fatto come esercizio, però a livello logico è abbastanza... Sì, diciamo... sì, non è niente di... Ok. Ok, Luca dice trasfendevo was expecting 1, ma it was 0. Vuol dire che hai stampato 0 come primo elemento. In realtà il primo numero del FitzBuzz è 1. Quindi probabilmente sei partito. Il tuo for probabilmente è partito da 0, invece devi partire da 1. Spoiler. Ah, ok. Ok. Quindi poi minore uguale, immagino, di n. Sì, come vuoi tu, puoi fare minore uguale, puoi fare n più 1, insomma, come preferisci. Potete fare come volete. Cos'è? L'output si fa con... Ecco, allora, I was expecting 2, it was uguale, mi viene da dire che c'è un qualche tipo di problema sul tipo di dato, è come se tu stessi stampando il carattere invece di stampare l'intero, nel senso che ovviamente sotto poi è sempre un intero, l'unica cosa è che se stampi un carattere castato da intero, ovviamente, sì, fammi vedere, incolla pure il codice nel caso. Ah, ok, perché stai andando ok. Allora, in questo caso qui il problema è che stai usando una stringa, invece dovresti usare l'output direttamente, quindi dovresti scrivere direttamente dentro l'output, quindi non usare il result intermedio, ma puoi fare direttamente che scrivi dentro l'output. Esatto, puoi fare così praticamente. Lo faccio vedere qua, lo faccio... Volevo appendere senza fare tre test con la percentuale, con il modulo. Ok. Sì, allora, puoi farlo anche... ho capito che volevi fare. Ok, carino. Infatti è una buona idea. Puoi farlo, però... Quello che ti sta mancando qui, probabilmente... Ah, ok, ho capito perché stai facendo così. No, perché non c'è l'uguale, cioè non ci aspettiamo l'uguale dentro la stringa, sono soltanto i numeri. Ah, aspetta, che ho fatto una merita. Ah. Quindi probabilmente lui ti sta controllando, il primo carattere che vede che è diverso è l'uguale. Test fail, I was expecting 1, it was 100. Perché forse non ho messo 100 sotto. Dov'è che ho messo? Quella che inviato in chat non è un'istruzione valida? Sì, no, quello che è inviato in chat è uguale. Quello che sta succedendo è che il controllo che facciamo poi sotto controlla riga per riga e in corrispondenza di due lui trova uguale, perché l'uguale non lo vogliamo nell'output. Nell'output vogliamo soltanto i numeri separati da... No, ma quella è un'istruzione logica, non la sto stampando nell'output. Sì, stai stampando qui, guarda, aspetta, vedi, aspetta. Scusate, sì, però per lanciarlo con 100 cosa bisognava fare? No, 100 già te lo mette lui nell'input. Allora perché lui mi dice, I was expecting 1, ma it was 100? Fa vedere il codice. Il codice è stato scritto un po' col culo, ma... Ho fatto un po' di corsa. Poi sarebbe carino. Sì. Allora, no, che non ce l'ho sulla... aspetta che te lo tiro fuori. Posso in qualche modo condividere lo schermo? Secondo me possiamo fare, esatto, possiamo anche fare che condividi. Secondo me... No, perché io non ce l'ho la condivisione. Possiamo rendere via su Hastebin. Oppure via su Hastebin. Un secondo che... ti trovo nell'elenco. Io ho fatto una cosa abbastanza classica, nel senso che l'n che gli passo è 1, giusto?
Cioè gli viene passato da 1 a 100? Lorenzo, dovresti avere la modalità per il pulsantino per poter condividere lo schermo. Grazie. Dopo Zompa, riusciresti per favore ad attivarlo anche a me successivamente? Sì. Grazie. Sì. Quindi adesso inizia Lorenzo. Okay. Sì, condivisione. Intanto sto leggendo. Allora, che... questa cosa qua, io ho fatto una cosa molto semplice. Zoom si vede? Zoom un pochino. Puoi fare control sì, 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 lo sto facendo. Perfetto. Allora, io ho fatto un int count uguale a 1 con count minore uguale a n e il count più più. Sì. Poi faccio, prima di tutto faccio il fizz e il buzz. Quindi, poi faccio, se not fizz e not buzz, allora stampo il numero. Ok. Se è fizz, buzz. Se è fizz e non buzz, ok. Se non è fizz, ok. Faccio tutta la sequenza molto semplice. Sì, sì, fai tutte le cose insieme, ok. E però mi ha dato test failing, I was expecting 1 but it was 100. Fammi rivedere un attimo il ciclo. Ho fatto una cazzata sul ciclo sicuramente. Da 1 ad n count più più. Ok. Feeds count more. Ah, forse questo è il problema. No, questo no, dovrebbe essere giusto. Sì, quello lì è giusto. Ah, no, no, ho capito. No, ho capito io qual è il problema. Ah, perché c'hai anche count dentro al sì, uso un count per fargli questa cosa qua. Adesso sono sicuro che dovrebbe andare bene. Sì, avevi, esatto. Avevi... Ah! Grande, subito. Sì. Però adesso l'hai spoilerato a tutti. No, allora, volevo vedere anche Luca che aveva un problema. Aspetta, I was expecting 1, but it was feeds. Faccio vedere un attimo Brian, così. Sì. Questa era la versione semplice, ovviamente. Sì, sì, sì. No, perché così fai prima le operazioni in modo tale che ti ritrovi il dato secco. Ho trovato un sito che era dedicato alle versioni di FizzBuzz. Ah, qui fai il bool written. Ah, no. C'è un errore perché ti manca una sequenza. Usando questo sistema qui ti frega perché non riesci a identificare il metodo che sia fizz e buzz, ma che non sia ma che non è n. Cioè, nel senso, tu riesci a beccare fizz, riesci a beccare buzz, ma non riesci a beccare fizz buzz. Sì, come invece, perché sono concatenati. Se no, in realtà dovresti mettere... No, allora, il written true, ti manca il written true, con FizzBuzz. No, non mi interessa perché non faccio il check del written all'interno del Fizz e del Buzz. No, perché lui vuole FizzBuzz quando ce l'hai 5 e 1. Ah, perché tu dici fai così, fai n. Il problema è il 15. Aha. È solo che I was expecting 1 but it was buzz. Vorrei capire come con il n percentuale 5 uguale 0. Spiegami come c'è entrato. Perché non devi fare, allora, n percentuale 3 1 uguale percentuale 0. 5 non 1 percentuale 5 non è 0. Perché hai fatto il mio stesso errore. Di mettere la parentesi. No, hai usato n invece che usare il contatore i. Sì, sì, infatti devi usare i. Ah. Sì. Vale il mio errore. Scusa. No, test failed. Ah, lo devi stampare anche i. L'output è a n. Ah, giusto. Sono il mio stesso mio errore. Perfetto. Come vedi, mettendo l'endl alla fine, io stampo il fizz se è percentuale 3, stampo il buzz dietro al fizz, cioè lo stampo di fianco, e invece se non ho stampato nessuno dei due, l'output AI e vaffanculo. Sì, 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 è ottimizzato. Scusate, io sono ottimizzato mentalmente di default, io ho la mia paramentale dell'ottimizzazione, è colpa mia. No, io invece l'ho buttata giù in maniera molto molto semplice.
No, no, a me se mi dicono challenge me, io la prendo veramente come sfida, quindi per me io la devo anche ottimizzare. Io sono malato mentale così, colpa mia. Vabbè, allora Luca, volevo vedere Luca se riuscivamo ad aiutare Luca. Allora lì... Luca Ferrari, ok. Un attimo. Ti va Luca di condividere e ti proviamo a dare una mano. E, quello che sta succedendo lì è che nel risultato tu stai andando a... non stai andando a fare un vero append della stringa. Vediamo se... esatto, vedi se riesci a... Se puoi, Luca, condividi pure lo schermo, se vuoi condividi l'editor. È diventato presentatore? Sì. Dovrebbe avere il pulsantino per poter condividere lo schermo. Okay. Eccolo. Perfetto. Zoom un po', Luca, per favore. Anche qua manca, secondo me, la questione del... Ah no, perché tu non hai messo la indelle. Hai messo allora, un uguale, guarda. Non hai messo la... allora, il minore minore. Qui un problema che c'è è che il risultato viene, non viene fatta probabilmente una conversione del numero alla stringa, quindi viene fatto quel più in fondo. Esatto, allora lì se vuoi risolvere in fretta dovresti... Allora intanto la stringa vuota direi che non ti serva metterla davanti al più i. No, no, quella lì, per come hai fatto il pezzo, esatto, quel pezzo lì non ti serve. Quello che dovresti fare qui però è convertire quel numero nella stringa. Quindi poi c'è una funzione che si chiama toString. No, non è così, ma è to underscore string, esatto. Esatto, prova, adesso non devi includere string se non è già incluso, prova a vedere. Esatto, prova a includere anche string, quindi fai un copia e incolla di quello, esatto. Metti string, perfetto. Ah, perché essendo uno string stream output ti permette di incollarci direttamente dentro il numero, ma se devi assegnarla ad una variabile devi castarla a string. Esatto. Ok, I was expecting buzz but it was empty. A un certo punto significa che lui si aspettava un buzz. Allora, qui è minore uguale, probabilmente. Ok, perfetto. Prova a vedere di nuovo. Grande, bombe. Ottimo. Chiaramente lì c'è il discorso del... Sì, con lo stream ci semplificavamo un po' la vita per quello, però è lo spunto di Luca, secondo me, interessante. Infatti è una delle varianti che si va a creare quando si fanno questi code kata, no? Perché la versione più semplice, che è quella che abbiamo visto prima, anche che l'ha fatta Lorenzo, è di, diciamo, enumerare tutti i casi. Diciamo, potevi fare if modulo 15, che sia 3 e 5, vabbè, o comunque puoi fare sia 3 e 5 insieme, poi vai a 5 e poi vai a 3, no? Sono i tre if, diciamo così. Questa qua è la versione base. Poi c'è uno steppino in più che si può fare, che è quello di dire come si può riuscire a ridurre un po' il numero di controlli. E allora si prova a creare questa specie di composizione, cioè il fatto che quando un numero è sia fizz che buzz, puoi sfruttare il fatto di metterne uno in cascata all'altro. E quindi più o meno l'idea di Luca è, richiama un po' questo concetto qua, il fatto che Luca non va a fare il sia fizz che buzz, non va a fare il doppio controllo. Okay? Poi nella programmazione orientata agli oggetti queste cose qui si possono enfatizzare con dei pattern particolari, però ovviamente questo qua è un esercizio giusto così, alle 11 di sera, molto tranquillo. In SQL, non ci credo. Grande SQL. Cosa in SQL? In SQL non, cioè, nel senso, potrei anche trovarti un metodo più semplice. Grande. Create or replace function fizz buzz returns void. No, ma perché Oddio. Fai così? Cioè, devi fare dentro una cella. Questa roba. Oh, però giustamente. Vabbè, ma è un mondo di
Se ad un colloquio ti chiedono di fare il Fizz Buzz in SQL e glielo presenti, secondo me sei assunto per default. Cioè è uno, anche... è uno sì. Switch case default assumption. Diventi allora, sicuramente anche già con un ruolo alto. Beh, non è, molto non è così. Allora, scusate, ma no, non è così complesso. In realtà ti fai una tabellina abbastanza stupida da 1 a 100 di quelle dentro le variabili e poi fai una select e fai il case dentro la select. C'è anche il modulo, cioè, esiste praticamente in tutti i database. Ma secondo me, a proposito di moduli, al 99.9% in qualsiasi linguaggio tu vada che supporta dei moduli esterni o simile, c'è qualche libreria import fizzbuzz, fizzbuzz aperta tonda chiusa tonda e dentro c'è il numero di numeri che... No, scusa, modulo, il modulo io intendo con la divisione, il resto della divisione. Ah, sì, ok. Sì, modulo 5, sì, ok, capito. Bene. Signore. Sì, comunque è proprio la... utilizzare N invece che I, errore delle 11 di sera, veramente. Sì. Vabbè, ci sta. Ci sta. Ah, non siete abituati a programmare di notte, dai. Ma se mi davi del codice PHP probabilmente te lo facevo ancora più ottimizzato, ma alle 11 di sera un linguaggio che non tocco dalla terza superiore e Marci lo sa bene. Eh sì. Vabbè, non l'hai studiato con me, eh? Ti ricordo che non l'hai studiato con me. Ma infatti mi è dispiaciuta questa cosa, altrimenti avrei imparato probabilmente molto di più. Nulla togliere a Merendi Marina Merendina, come la chiamavo io, che mi ha sopportato, perché la chiamavo Merendina, Merendi Marina, non poteva che sopportarmi e basta. Però sì, io lo sto toccando principalmente perché voglio riscrivere un po' di funzioni da implementare poi su microcontrollori e simili. E principalmente perché ho iniziato LFS e voglio... mi sono fatto un LFS 10.0 SystemD e quindi devo capire un pochettino come funzionano gli export per il GCC principalmente. Quindi devo capire un pochettino le flag del compiler e se per caso mi becco qualche errore strambo che non mi aspetto, devo capire come andarlo a risolvere all'interno delle righe, insomma. Ma visto che mi interessa molto, sono abbastanza un advocate del mondo Linux e mi sono fatto un LFS apposta, ho detto... LFS, Linux from scratch, Linux è 99.9% C++, ricominciamo C++, ma sì, ma dai. In teoria è C Linux. È C, sì, infatti è stato bandito il C++ da... Adesso da c'è qualcuno che vuole convincere Torvald a mettere dentro Rust, ma lui non è convinto. A parte che, non so se avete visto che... correnti che parlano del Rust, in effetti. Ma mi vabbè, tecnicamente da è stata bandita la figa da Aur, quindi poteva anche essere bandito C++ da Linux. Ma sarei aspettato. In realtà c'è anche il discorso che adesso hanno bandito un'intera università, non so se avete notato. No, io ero rimasto alla figa bandita da Aur. No, c'è stato un gruppo universitario che ha mandato su una mod del kernel che non faceva niente, che creava solo danni. E dato che non è la prima volta che lo fanno, perché era un esperimento per vedere la tolleranza ai bug della community, il responsabile di Linux, il responsabile delle cose, ha bandito l'intera università dal dare mod presso il kernel. Adesso l'università ha aperto un'indagine. Quindi insomma esperimento fallito, perché stavano testando la loro pazienza, esperimento fallito. Ma loro avevano detto che è già la seconda volta che glielo fanno e quindi questa cosa qui non è tollerabile e quindi adesso l'università adesso sta aprendo un'inchiesta, cose così, ma sono stati banditi dal poter fare delle patch al kernel di Linux.
Vabbè, ma se hanno bandito l'università, allora bandire l'università intera posso capire nei confronti dell'università, posso stare dalla parte dell'università, mandi una mail a chi di dovere dell'università, chiedi letteralmente con la tua autorità da Modern Linux che sei, chiedi i nomi e cognomi delle persone, bandisci le persone. No, non lo sanno quali sono le persone, però hanno detto che non possono accettare più niente del loro dipartimento di informatica. Ci sono andati giù un po' pesantini, allora. Infatti c'è qualcuno che si lamenta, anche perché il responsabile delle patch ha detto che vuole togliere tutte le patch che sono già state inserite di questa università. Cosa che ci no. sono altri responsabili di Linux che si stanno un po' preoccupando di questa cosa. No, aspetta, questa la vedo un po' troppo... Leggiti, questo qui è il riassuntino, però quello che ho postato. Gli audit li posso capire, cioè se avessero voluto fargli gli audit a tutte le patch precedenti avrei potuto capire, ma ciao se... Marco. Ciao. Se tu vai, no, tu vai. Senti, leggevo che stavano andando via, okay. Quindi stavo salutando. Ah, ok, niente, okay. Salutiamo quelli che vanno via, insomma. Mm-hmm. Capisco gli audit, se volessero fare audit di tutte le patch precedenti, ma arriva... ho letto l'email che si sono mandati tra quello che faceva le patch e tutto, si sono mandati delle mail di fuoco, ma letteralmente di mail di fuoco. Ma a proposito, stanno ancora con le mailing list, il development kernel, sì. Non si sono fatti uno Slack, un qualche cosa? No, Torvald ha dichiarato che è il suo lavoro principale smistare le mail e guardare le mail del kernel. E che cavolo? Devo scrivere. Vogliamo staccare la registrazione o... Sì. Volete, se non avete più cose interessanti, ci sono domande? Magari... No, direi che Naus ora è diventata solamente just chatting. Sì, lo string stream adesso è parte dello standard library. Sì, ma quello da più o meno da sempre. Ah, ok, non l'ho mai usata, cioè non sapevo come. Una serata anche te, Gabriele. Una serata, Gabriele. Ciao Giovanni. Ciao a tutti quelli che vanno. Va bene, penso anch'io che andrò. Sì, penso anch'io, ragazzi. Ma no, at docente? Devi rimanere. No. Anzi, devo anche stampare un compito in classe per domani. Siamo ancora in registrazione, eh? Lo so. Quindi è meglio non dire, non spoilerare. Va bene, direi che allora possiamo salutare tutti. Grazie. Appuntamento giovedì prossimo, stessa ora, stesso canale. Perfetto. Sì. E ho già chiesto ai miei colleghi che vogliono